Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6, che apriamo parlando dei temi dell'immigrazione. Dopo l'invito di Papa Francesco ad accogliere i migranti nelle parrocchie di tutta Italia, i vescovi si trovano a fare i conti con problemi di natura logistica. Molti in Abruzzo non vogliono parlare, non è il caso di Monsignor Michele Seccia, il vescovo di Teramo Atri, che oggi festeggia anche i 18 anni di episcopato. È stato intervistato per noi da Alfredo Giovannozzi, ascoltiamolo. Eccellenza, innanzitutto auguri perché oggi lei diventa maggiorenne. Sì, è il 18° anno dall'ordinazione episcopale, 9 anni che sono a Teramo e ringraziamo il Signore del cammino che abbiamo fatto insieme. Il Papa 2 giorni fa è stato chiaro attraverso una forma di invito, ha praticamente ordinato, fra virgolette, alle parrocchie di ospitare una famiglia di emigranti. C'è un discorso di disponibilità che abbiamo già manifestato nell'accogliere, nel coordinare anche un gruppo appunto di migranti. E io ho sempre detto facciamo le cose che possiamo fare, ugualmente varrà per le parrocchie, chi ha la possibilità lo farà, chi non ha la possibilità collaborerà con coloro che hanno la possibilità, quindi per noi le porte sono sempre aperte. Anche perché bisogna fare i conti con una situazione logistica che non è sempre facile e non è sempre a portata di tutti. Proprio per questo c'è, ma non è questo che ci impressiona, perché se c'è la disponibilità, questa disponibilità verrà senz'altro, risponderà ecco, all'appello del Papa, quindi sono fiducioso perché la diocesi ha già risposto e continuerà a rispondere. Voi vescovi come avete accolto questo invito del Papa? Come uno dei segni che manifestano l'immediatezza del Magistero e del modo di parlare di Papa Francesco, perché come percepisce una esigenza, una urgenza, eccetera, risponde personalmente e invita la Chiesa a rispondere. C'è qualche parrocchia che ha già dato la sua disponibilità? Coloro che hanno eventualmente le canoniche disponibili potranno subito dare questa disponibilità, ma il problema è questo, non è che io sono disponibile e la persona arriva, cioè non c'è un censimento, è un appello, anche voi come mezzi di comunicazione date la notizia per aiutare a creare la sensibilità e quindi quando c'è questa sensibilità, perché anche attualmente nella nostra diocesi sono tante famiglie costituite di persone di altra cultura, di altra religione, di altre nazionalità, già esistono e quindi davanti all'emergenza vedremo quello che si potrà fare. E su questo argomento è intervenuto anche il vescovo di Sulmona che ha detto: mi sono trovato con i sacerdoti della diocesi e ho rilanciato le sollecitazioni di Papa Francesco perché tra i fedeli possa crescere la disponibilità all'accoglienza di chi è in una condizione di bisogno. Ed oggi bussano i migranti, i nostri fratelli, e dobbiamo aprire a loro le nostre porte. La diocesi di Sulmona Valva è caratterizzata da piccole parrocchie, ma ho riscontrato grande disponibilità, così Monsignor Angelo Spina. E restiamo sempre al tema dell'immigrazione, in qualche modo un bacchetto abusivo per protestare contro il commercio degli extracomunitari a Pescara. È in programma domani mattina davanti alla stazione da parte di Forza Nuova. Il leader Marco Forconi lo ha annunciato e ha ricevuto dalla questura una diffida a non procedere. Francesca Romana Testi. Un invito aperto a tutta la cittadinanza per partecipare ad una protesta pacifica, quella di vendere abusivamente vicino al tanto polemizzato mercatino etnico di Pescara, fino all'arrivo delle forze dell'ordine per lo sgombero. Marco Forconi autodenuncia la sua protesta alla questura di Pescara e dopo poche ore nella sua libreria arriva una diffida da parte del questore che gli vieta di portare a termine questa protesta in qualità di esponente politico, Forza Nuova nello specifico, e da qui inizia la storia. Io nel fax che ho inviato alla questura ho specificato che compio l'azione come singolo cittadino, anche perché tra le altre cose io sto esponendo dei libri, non sto esponendo merce contraffatta, quindi i libri anche un po' difficili da contraffare.
Quindi non capisco il motivo per cui la questura debba pormi questo divieto, probabilmente perché sanno che potrebbe esserci tanta gente e quindi temono che ci sia un effetto domino abbastanza pericoloso, anche perché, onestamente, diciamocela tutta, tutti quanti pagano le tasse, i cittadini italiani e anche stranieri. Soprattutto dovremmo tutelare anche quei cittadini stranieri che tutti i giorni si alzano la serranda e comunque pagano l'affitto, pagano le tasse e concorrono al benessere dello Stato italiano. Dovremmo anche tutelare quella parte comunque di immigrati che lavorano onestamente. Nessun passo indietro da parte di Forconi, che annuncia di proseguire il suo intento a partire dalle 9 di domani mattina, ora in cui posizionerà il suo banchetto abusivo proprio davanti all'ingresso della stazione di Pescara. Ovviamente si va avanti, io non ho mai fatto un passo indietro quando anche come responsabile politico mi sono state vietate delle manifestazioni, perché le ho sempre ritenute comunque giuste. Come singolo cittadino io non capisco perché prima ancora di esporre della merce mi si vieta di esporla, mentre per 21 anni è stato tollerato comunque un agglomerato commerciale assolutamente illegale. In questo senso faccio anche un appello ai venditori ambulanti, ma anche a coloro che hanno un negozio in pianta stabile. Dovrebbero lamentarsi non tanto per la merce contraffatta, perché quello poi dipende dal soggetto, ma soprattutto perché, ripeto, chi paga l'affitto e sa che significa pagare l'affitto con la crisi che c'è oggi dovrebbe comunque indignarsi. E adesso torniamo ad occuparci della vicenda Mare Inquinato, in particolare dei problemi a Francavilla al Mare. Ieri in comune sono arrivati gli uomini del Corpo Forestale dello Stato per acquisire documentazione in merito proprio al depuratore di Fosso Pretaro, quello sotto accusa per quanto riguarda l'inquinamento. Il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, che questa mattina siamo andati ad intervistare, si è detto tranquillo e sereno rispetto alla visita del Corpo Forestale dello Stato, anzi ha detto è un bene, così si fa chiarezza sulla vicenda. Il servizio di Paolo Renzetti. Stavo preparando questo bel fascicolo di documenti per portarli direttamente in procura. Diciamo che questa visita mi ha agevolato, perché sono venuti loro a prenderli. Noi molto volentieri abbiamo dato tutta la documentazione in nostro possesso, perché vogliamo solo una cosa, che la verità venga finalmente a galla. Ho sempre detto e continuo a dire che per una buona parte della costa francavillese il mare è stato stupendo e balneabile per tutta la stagione, quindi non creiamo inutili allarmismi. Se ci sono stati problemi, sono stati problemi localizzati. In particolare parliamo del tratto a confine con Pescara. Quindi, precisata questa cosa, è ovvio che quel tratto è soggetto a un cattivo funzionamento del depuratore. Ci sono stati dei valori anche in periodi precedenti, ma soprattutto tutti sapevano che c'erano dei lavori di sistemazione da fare. Noi lo abbiamo chiesto a gran voce, lo abbiamo chiesto non solo a gran voce ma con carte protocollate, quindi con email, con lettere, e ora chi non si è mosso ci dovrà spiegare perché non si sono mossi per tempo, anche perché purtroppo per loro non potranno dire che non avevano i fondi, visto che il bilancio ACA ha chiuso, come io sto dicendo a gran voce da tempo, con 3 milioni di utili netti per il 2014. Quindi ora ci dovranno spiegare perché non hanno utilizzato quei fondi ma l'hanno portati come utili di bilancio. Lei a gran voce nei giorni scorsi aveva anche puntato l'indice contro i vertici di ACA ed ARTA. Sì, anche l'ARTA deve dare delle spiegazioni, perché l'ultimo esempio è un'analisi negativa che a noi ci è stata comunicata il 3 settembre, ma che era riferita al 7 o all'8 di luglio. Allora, se noi sindaci veniamo a conoscere questi valori dopo oltre 60 giorni da quando vengono fatte le analisi, spiegatemi a che cosa servono quelle analisi. È arrivato questa mattina in Italia il volo cancellato ieri a Tirana. I passeggeri hanno trascorso 8 ore in aeroporto nella capitale albanese senza avere informazioni e la certezza che la notte l'avrebbero passata in Albania. È arrivata solo a fine giornata. Sono naturalmente arrabbiati alcuni dei 40 passeggeri del volo della Air Valais, la cui partenza da Tirana era programmata per le 12:40 di ieri e che dunque sono atterrati solo questa mattina.
Tra loro c'è anche un abruzzese che dice: a Tirana siamo rimasti in aeroporto 8 ore senza ricevere informazioni. Così Roberto Sterlecchini, che ha viaggiato insieme alla moglie e alla figlia di 11 anni, ha anche detto di essere stato sistemato assieme alla sua famiglia in hotel, ma di averlo saputo soltanto a tarda sera. E cambiamo argomento adesso, ci occupiamo di università perché questo è il giorno del test per l'ammissione alle facoltà di medicina ed odontoiatria. Naturalmente il test si è svolto anche nella facoltà dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara. Noi siamo andati, andiamo a vedere com'è andata. Giornata di test per l'ammissione alla facoltà di medicina dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara. Alla prova della durata di 100 minuti hanno partecipato questa mattina 1221 studenti provenienti anche da fuori regione. Tensione, paura e speranze per i futuri medici che hanno dovuto rispondere a 60 test attitudinali, 190 i posti disponibili a medicina e chirurgia, 35 a odontoiatria. Oggi è una giornata particolare perché ci sono questi test di ammissione alla vostra facoltà. Come stanno andando le cose? Le cose stanno andando bene, anche meglio del previsto, vista la complessità che il Ministero ha creato per tutelare l'anonimato del candidato. Quindi stiamo raccogliendo i dati proprio in questi minuti, quindi abbiamo soltanto una serie di informazioni che in particolare ci dicono al momento i presenti rispetto all'anno scorso, ci fanno fare un breve calcolo di quale sia stata la differenza fra l'anno scorso e quest'anno, e la differenza è, ahimè, che una riduzione, diciamo così, del numero dei candidati per motivi diversi di cui si potrebbe, come dire, disquisire per più di qualche secondo. In cosa consiste il test di questa mattina che stanno sostenendo questi ragazzi? Allora, consiste in una serie di quiz, 60 quiz, con risposta multipla. E lo studente affronta questi quiz per i quali prende 1,5 punti per la risposta esatta, -0,4 per la risposta sbagliata e 0 punti per la risposta non data. Questo per tenere un po' così sotto controllo l'uso del caso, del mettere la croce diciamo a caso nel tentativo di azzeccare la domanda. Le griglie vanno al Cineca, il Cineca le corregge, le pubblica e a quel punto ogni candidato potrà verificare, entrando nel sito Universitaly, nel suo sito proprio d'accesso, potrà verificare il proprio risultato. Andiamo avanti e parliamo di lavoro. Tra il secondo trimestre 2014 e quello 2015 si registrano in Abruzzo 8.677 occupati in più ed un incremento dell'1,9% contro lo 0,8% della media nazionale. Nel secondo trimestre del 2015, rispetto però al trimestre precedente, si subisce una perdita di 25.468 occupati e una diminuzione del 5,2% a fronte dell'1,5% di crescita a livello nazionale. Questi i dati che emergono da uno studio realizzato dal ricercatore abruzzese Aldo Ronci. Andiamo all'Aquila adesso. All'interno del Consiglio Comunale, il consigliere Properzi resta all'opposizione, dunque nega il passaggio alla maggioranza. Andiamo a vedere. Resto all'opposizione, non farò come scritto sui giornali da stampella alla maggioranza di centrosinistra, ma rivendico l'autonomia nella minoranza da convinto liberal socialista, con 10 idee progettuali da proporre e da realizzare per il bene della città. Questo è il Pierluigi Properzi pensiero, consigliere di Domani L'Aquila, già candidato sindaco senza molto successo in una coalizione in cui c'era anche Forza Italia. Properzi, che si definisce architetto urbanista prestato alla politica, si dice poco appassionato ai posizionamenti preelettorali come quelli dei tre consiglieri che hanno costituito il gruppo Noi con Salvini, e in conferenza stampa si presenta affiancato da Daniele Toto, coordinatore nazionale del Partito Liberale Italiano, e Mauro Chilante, il coordinatore regionale.
e nell'esporre la sua posizione una porta al sindaco Massimo Cialente la lascia aperta. Squaderna infatti le sue proposte progettuali, il decalogo liberal socialista che va dalle infrastrutture di cui dotare l'Aquila baricentro della macroregione mediana all'istituzione di un'autority europea per l'ambiente, passando per l'istituzione di una scuola di formazione per la pubblica amministrazione, la sperimentazione della guida autonoma sul modello della Google Car sull'autostrada A24. Su questo lascia intendere Properzi massimo spirito di collaborazione e guai a chiamarlo inciucio. Manca ancora un progetto di città, chiosa Properzi, che andava proposto nel 2012 quando si è cominciato a ragionare sul nuovo piano regolatore e le scelte della ricostruzione non erano ancora state fatte. Il sindaco ha però detto in occasione del Consiglio Comunale sul bilancio di voler accogliere contributi esterni nell'ultima fase della legislatura e questa è una novità che accolgo con favore, conclude Properzi. Il consigliere regionale Leandro Bracco ha deciso di denunciare il comune di Alanno. Andiamo a vedere il perché nel servizio. Una delibera di giunta, datata 10 luglio 2013, avente come oggetto l'esame della proposta di un'associazione Ollus per la ristrutturazione di parte del convento annessa alla chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Alanno, finalizzata all'allestimento del Museo dell'Arte della Stampa d'Abruzzo, diventa protagonista di una denuncia da parte del consigliere regionale Leandro Bracco, secondo il quale si potrebbe denotare una vera e propria concussione per una richiesta messa nero su bianco proprio dal comune di Alanno. A fine 2012 la Fondazione Pescara Abruzzo decide di investire 200.000 euro affinché venga restaurato il convento adiacente alla splendida chiesa barocca di Alanno di Santa Maria delle Grazie. A metà 2013 la pratica arriva sui tavoli dell'amministrazione pubblica di Alanno che in base alla delibera numero 56 del 10 luglio di due anni fa, quindi 2013, il comune di Alanno, tra l'altro una delibera mai giunta in consiglio comunale, il comune di Alanno dice che questi soldi non verranno accettati dalla pubblica amministrazione in quanto la Onlus che avrebbe dovuto gestire questo museo dell'arte della stampa, affinché venisse appunto accettati questo denaro, questa Onlus avrebbe dovuto rinunciare a un contenzioso già aperto con l'amministrazione comunale e questa cosa, che a mio parere è tranquillamente equiparabile a una concussione, a una sorta di ricatto. Un fatto eclatante, secondo Bracco, che da un lato blocca la realizzazione di un'importante struttura di valore culturale e dall'altro denota un comportamento al limite della legalità, aggravato dall'ufficialità degli atti presentati. Quindi nei prossimi giorni andrò nuovamente in magistratura, andrò in tribunale, andrò in procura, racconterò i fatti e mi auguro che l'amministrazione comunale di Alanno, dopo questo ennesimo scandalo, sia costretta a rimettere il mandato. Ed ora ci occupiamo di asili nido andando a Teramo. Dal 15 settembre sono disponibili nuovi posti all'interno della struttura comunale Micronido. Elisa Leuzzo. Vengo proprio adesso dal sopralluogo in tutti e tre i cantieri che abbiamo sull'asse di via Le Crispi, diciamo quello che siamo più avanti è il parcheggio davanti alla scuola Nove Lucidi, che sabato i lavori verranno completati, stiamo completando il cordolo centrale e giovedì facciamo il manto di asfalto su tutta l'area e poi completiamo tutto, diciamo, davanti alla scuola per la riapertura di lunedì, sarà completamente completato. La piantumazione degli alberi che abbiamo tolto. E approfitto per dire anche che quando abbiamo tolto la parte radicale abbiamo visto che praticamente era quello che si diceva, le radici praticamente erano completamente superficiali e di minimo spessore, dunque secondo me abbiamo fatto bene, però diciamo a settembre, ottobre faremo la piantumazione delle nuove alberature, dunque come promesso nello stesso posto in cui erano, dunque non niente di particolare. Stiamo completando, adesso si sta alzando il muro per quanto riguarda la rotonda di Fonte Regina, dove abbiamo già completato la palificata, che erano le opere che potevano dare qualche disturbo, diciamo, a livello di rumore alla scuola d'Alessandro lì vicino. Stiamo completando le potature e oggi faranno il sollevamento del carro ponte, il vecchio carro ponte per quanto riguarda il parcheggio della stazione. Dunque su quell'asse i tre cantieri che abbiamo su Viale Crispi stanno andando avanti in maniera spedita. I tempi per questi altri due cantieri? Allora, per quanto riguarda gli altri due cantieri, molta probabilità dovrebbero finire tutti e due entro la fine di novembre.
Naturalmente non era questo il servizio che avevamo annunciato, bensì i cantieri in via d'ultimazione su Viale Crispi con l'assessore Di Giovan Giacomo che ci ha spiegato appunto quanto sta accadendo. Invece adesso sì, andiamo a vedere il servizio relativo agli asili nido. Inizio il nuovo anno scolastico è alle porte, ci sono novità per quest'anno per quanto riguarda le strutture, le più grandi anche per i micronidi? Sì, allora per quanto riguarda i nidi abbiamo aperto il 1° settembre regolarmente, oggi abbiamo fatto un giro con il dirigente la dottoressa Gesualdo e il funzionario la dottoressa Marananni, abbiamo trovato una situazione devo dire molto molto piacevole per i bambini, per le famiglie, c'erano tante mamme per fare l'inserimento per i bambini nuovi che sono entrati nei nostri nidi. Un appello che voglio fare a tutte le famiglie teramane è che i lavori di messa a norma del micronido stanno andando avanti e finiranno a breve. Noi l'abbiamo esternalizzato totalmente quella struttura, questo significa che il 15 apriremo le buste, quindi affideremo poi la gestione di questo micronido alla cooperativa che vincerà e quindi a quelle famiglie che sono rimaste fuori dagli altri nidi potranno fare le domande i primi di ottobre per essere inseriti appunto nel micronido, che è quella struttura che sta lungo il fiume. Altro appello che voglio fare alle famiglie, noi stiamo aspettando questi benedetti fondi regionali della legge Nido Anch'io, che dovrebbe essere rifinanziata dall'attuale giunta regionale, che ci permetterà di fare scorrere le graduatorie dei nidi, perché in quel modo noi potremo assumere anche temporaneamente delle educatrici e quindi prendere più bambini negli altri 5 nidi. Quindi anche qui stiamo aspettando a giorni questo rifinanziamento. Ora andiamo nell'Aquilano, gli usi civici di Paganica e San Gregorio hanno inaugurato il sentiero con tanto di rifugio ed area sosta attrezzato tra appunto Paganica e la Madonna d'Appari. Il Machu Picchu degli Aquilani. Si concretizza sempre di più il progetto ambizioso dell'amministrazione separata dei beni di uso civico di Paganica e San Gregorio, quello di rendere la Valle della Madonna d'Appari la via dei sentieri e dei santuari più importante d'Abruzzo. Con l'inaugurazione dell'area di sosta attrezzata in zona Belvedere Acquasanta, il rifugio Lauri e il completamento del sentiero, lo scorcio che si apre allo sguardo nelle gole dei massicci del Gran Sasso è uno tra i più suggestivi del comprensorio. Bisogna rilanciare e sviluppare progetti di turismo naturalistico e religioso, ha spiegato il presidente degli usi civici di Paganica, Fernando Galletti. È importante fare rete con gli attori che del territorio ne promuovono lo sviluppo. È un progetto ambizioso. Noi di Paganica abbiamo iniziato e abbiamo quasi finito il nostro tratto. Dopodiché ci mettiamo a disposizione delle altre circoscrizioni, a Sergi e Bazzano, per poter realizzare questo nostro progetto. La denominazione del santuario della Madonna d'Appari trae origine dall'apparizione dell'immagine sacra della Madonna, avvenuta a Paganica nel XV secolo. Un patrimonio naturalistico e architettonico di pregio, ha affermato l'assessore al turismo del comune dell'Aquila, Lelio De Santis. Questa è una prova di come ogni iniziativa, ogni attività, soprattutto in materia turistica, richiede, perché i risultati vengano, di fare rete, di fare squadre, mettere tutti i soggetti interessati, vocati insieme. Il Comune deve svolgere questo ruolo di promozione e di coordinamento. Si è svolta domenica scorsa a Pacentro, vicino Sulmona, davanti ad oltre 5.000 persone presenti lungo il percorso, la 565esima edizione della Corsa degli Zingari, una classica che si corre a piedi scalzi lungo un percorso tra centro abitato e strade di montagna. Una vittoria al photo finish, la quinta consecutiva per Alessio Marco Aurelio nella tradizionale corsa degli scalzi che si svolge ogni prima domenica di settembre a Pacentro. Il giovane non si è lasciato spaventare né dalla discesa ripida del Colle Ardingo e né dai suoi avversari. Quinta vittoria consecutiva, quando hai capito che potevi vincere? Appena sono sceso sapevo già che stavo più o meno o primo o secondo, troppo veloce. Sei soddisfatto di questa prestazione? Quali sono state le tue emozioni? Alessio è un grande, ci ho provato, ci ho provato, non me l'aspettavo neanche di scendere in questa così, io ci ho provato. Sindaco, una grande giornata per Pacentro, tanto entusiasmo.
Tantissima gente, un'emozione forte, questi ragazzi hanno un cuore grande e stare qui dentro, vederli arrivare è un'emozione troppo forte, proprio ti si apre il cuore, arrivano sfiniti su questo altare onorando la Madonna, io sono veramente orgoglioso e felice di tutti quanti loro. Superiore alle aspettative, siamo felici, ma siamo maggiormente felici che nessuno, come vedete, si è fatto male, è la cosa principale. Mi rendo conto di che cosa significa vivere questa corsa un po' dal di dentro per quello che posso, ma devo dire che questa è un'altra perla della nostra provincia, che deve essere una grande tradizione di Pacentro, ma deve essere anche una grande risorsa per l'intera provincia dell'Aquila. Tantissima gente, ho avuto la fortuna di vedere la corsa da un posto privilegiato quest'anno e devo dire che vedevo un panorama e uno spettacolo fatto di gente, di felicità, di tanta festa, ma soprattutto di tanta tensione prima della corsa, cosa che vuol dire che questa è una corsa sentita, non è soltanto una tradizione, ma è veramente, sta nelle tradizioni, nelle radici dei pacentrani e delle pacentrane. Ed ora apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B e le decisioni del giudice sportivo che ha squalificato per un turno il portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo e il centrocampista della Virtus Lanciano Armin Bacinovic, entrambi espulsi domenica scorsa nelle rispettive partite. E andiamo in casa del Pescara adesso, dopo la pesante battuta d'arresto contro il Livorno. Il tecnico del Pescara Oddo punta sul recupero di diversi elementi per cercare un pronto riscatto venerdì contro il Perugia allo Stadio Adriatico. Andrea Costantini. C'è voglia di riscatto per il Pescara dopo il traumatico esordio di Livorno, le tantissime assenze, l'avvio shock con l'espulsione di Fiorillo e il repentino svantaggio. Tutti fattori che hanno condizionato il match dell'Ardenza, anche se il Pescara ci ha messo del suo perché il crollo è stato immediato e non avvenuto alla distanza. Una partita dalla quale il tecnico Massimo Oddo ha potuto trarre indicazioni sul tanto lavoro ancora da fare, in un contesto comunque nuovo per il campione del mondo del 2006, che a parte la gara di Torino di Team Cup di metà agosto non si era mai cimentato con una sconfitta. Ora la necessità di voltare pagina e di fare bella figura davanti al proprio pubblico venerdì sera, quando all'Adriatico Cornacchia arriverà il Perugia di Bizzoli, reduce dalla vittoria al debutto sul Como. Oddo potrà contare sui tanti rientri, intanto quelli di Torreira, Verre e Mandragora consentiranno al tecnico di riportare in difesa Zuparic, con l'auspicio di non ripetere la lunga sequela di errori visti in terra alla Bronica, in attesa che Campagnaro sia pronto a giocare la prima gara stagionale. Ancora da attendere. In mediana potrebbe esserci anche il capitano Ledian Memushai, ieri in panchina nel match di qualificazione degli europei tra Albania e Portogallo. L'operazione alla caviglia dovrebbe slittare a quest'inverno. Novità sono previste anche in attacco, torna la Padula e ci sono speranze per il recupero dell'ultimo arrivato Cocco. Insomma, questa volta Oddo avrà la possibilità di effettuare scelte su una gamma più vasta di opzioni. Importante anche la gestione di Caprari, giocatore più volte elogiato in pubblico dall'allenatore biancazzurro. L'attaccante Scuola Roma, con un errore grossolano del quale si è scusato nel dopogara, ha compromesso la partita di Livorno. Escluderlo venerdì suonerebbe come una bocciatura, potrebbe avere un'altra chance, ma lo stesso Caprari dovrà mettere sul piatto le sue indubbie qualità per non incappare in un'altra stagione da incompiuto. No, sono contentissimo che il mister ha così tanta stima in me. Cercherò di ripagarlo sul campo già da venerdì, che adesso dobbiamo concentrarci sul Perugia. Il campionato inizia venerdì, insomma. Sì, il nostro campionato adesso inizia venerdì. Andiamo adesso in casa della Virtus Lanciano. La sconfitta di Vercelli ha lasciato l'amaro in bocca in casa frentana. L'allenatore d'Aversa però può consolarsi con alcune note liete, quali i nuovi innesti, cioè Ferrari e Zé Eduardo. Per il quarto anno consecutivo la Virtus Lanciano ha iniziato in trasferta il suo campionato, ma questa volta anziché il segno X ha prevalso l'1 e quindi la sconfitta per i rossoneri. A Vercelli la Virtus ha ceduto nel finale, a fare la differenza l'espulsione di Armin Bacinovic, che a pareggio da poco raggiunto ha commesso una sciocchezza, inutile fallo di mano costato il secondo giallo. Senza la superiorità numerica difficilmente la Pro avrebbe avuto la forza di riportarsi in vantaggio. L'amarezza per un risultato contrario e probabilmente bugiardo è racchiusa nelle parole del tecnico Roberto D'Aversa. Nonostante abbia fatto, penso, una buona gara, fino al momento in cui eravamo 11 contro 11, penso che stiamo facendo meglio noi. Poi dall'espulsione in poi ha preso sopravvento la Pro Vercelli, ha portato a casa 3 punti, però il rammarico rimane per la partita che abbiamo fatto, che andiamo a casa con 0 punti.
Non sono mancate le note liete. Intanto Nicola Ferrari, l'ex centravanti di Verona e Modena, è diventato già il punto di riferimento per il reparto offensivo. Lavoro di sponda, sportellate e sacrificio, ma la prima opportunità, anche la rete, è quella del momentaneo pareggio. Freddo e lucido nel trasformare in oro l'assist di Zé Eduardo. Ed è proprio il centrocampista arrivato dal Cesena l'altra buona notizia del pomeriggio vercellese. Zé Eduardo si è già inserito bene nei meccanismi della Virtus, garantisce corsa e qualità, un innesto sicuramente importante. Sabato la prima casalinga contro l'Ascoli, che debutterà in campionato. D'Aversa recupererà Piccolo dopo il turno di squalifica. Cambiamo pagina, passiamo in Lega Pro. È tornato in libertà ieri l'ex dirigente dell'Aquila Calcio, Ercole Di Nicola, il quale si è sfogato nell'intervista telefonica rilasciata in serata al TG6, e andiamo ad ascoltarne un estratto. Sicuramente sono stati tre mesi duri, ne ho sentite tante, non sono d'accordo su nulla di quello che è stato fatto, di quello che è stato detto e sulle sentenze che ci sono state poc'anzi, però bisogna capire una cosa, che per atterrare Ercole Di Nicola non basta un'indagine del genere, quindi devono finirmi, perché altrimenti tornerò più forte di prima. Sono settimane lunghissime, poi non si può neanche parlare, quindi non potevo neanche dire la mia. Il processo del Teramo è stato al di quando vergognoso, non mi vergogno a dirlo, perché ci sono 103 avvisi di garanzie per quanto riguarda i giocatori di Serie A e Serie B, dove effettivamente c'erano delle associazioni, quindi adesso hanno voluto fare i forti con la Lega Pro. Io questo sistema lo combatto, non sono uno che mi sto zitto, e state tranquilli che da domani sicuramente comincerò a dire la mia, perché è stata fatta un'ingiustizia nei confronti del Teramo e nei confronti della Torre. E se la responsabilità dell'Aquila è anche quando mi telefona qualcuno e mi chiede un pronostico, allora veramente rasentiamo il ridicolo. Quindi io ho delle mie responsabilità, so benissimo quali sono le mie responsabilità, però gli illeciti sono un'altra cosa, e quindi quando qualcuno si permette di giudicare sia il Teramo e la Torres con degli illeciti sportivi, allora a quel punto ci possiamo aspettare di tutto, però penso che, ripeto, tutti i nodi verranno al pettine. A me mi dispiace tantissimo per il Teramo e i tifosi del Teramo, perché hanno meritato sul campo la promozione in Serie B, è stato tolto un qualcosa di storico per la città di Teramo, come mi dispiace per la tifoseria dell'Aquila, che sicuramente verrà toccata, ma non in maniera rilevante, perché, ripeto, questi sono processi che secondo me dovevano andare in questo modo per coprire le magagne vere che ci sono nel calcio. Ecco, Di Nicola, lei dove ritiene di aver sbagliato, se ha sbagliato? Beh, io ritengo di aver sbagliato, che mi sono ritenuto onnipotente, e quindi quando magari c'è uno spirito onnipotente, magari si pensa di non essere, di poter arrivare a tutto e fare qualsiasi cosa, ecco, lì ho sbagliato. Però i problemi del calcio non sono quelli di Nicola, del Teramo, dell'Aquila, specialmente dell'Abruzzo, perché qui siamo passati tutti come delle cose che non vanno bene. Sì, avevamo fatto una promessa alla città dell'Aquila, che era quella di portarla in Serie B. Prima o poi tornerò all'Aquila e la porterò in Serie B. E proprio su queste ultime dichiarazioni di Ercole Di Nicola, il DS, l'attuale DS rossoblu Alessandro Battisti, non ha voluto commentare, mentre ha parlato sì di una squadra, quella dell'Aquila, che ha ampi margini di miglioramento. Non commenta le dichiarazioni di Ercole Di Nicola. Io faccio il DS e penso solo al lavoro sul campo. Così Alessandro Battisti all'indomani della scarcerazione di Di Nicola e delle sue prime dichiarazioni. Io non le commento, non mi
appartengono, non ho nessun giudizio in merito. Io faccio il direttore sportivo, la società mi ha dato dei parametri, degli obiettivi, e lavoro insieme a tutti questi ragazzi e a questo staff per cercare di raggiungerli. Tornando al calcio giocato, Battisti spiega che la prima vittoria in casa ha fatto molto bene all'umore, ma sottolinea che c'è ancora lavoro da fare. L'abbraccio dei giocatori della panchina domenica la dicono lunga sul bel gruppo che mister e direttore sono riusciti a creare. Al momento non ci saranno poi altri giocatori in ingresso. Io credo che questa sia una squadra che abbia dei margini di miglioramento così com'è, quindi siamo consapevoli che c'è un grande lavoro da fare, perché siamo solamente all'inizio, le difficoltà sono quotidiane, quindi dobbiamo solamente continuare a lavorare e cercare di migliorarci l'uno con l'altro. È tutto, prossimo appuntamento con il TG6 alle ore 19, grazie per essere stati con noi, buona giornata.